però purtroppo vi devo dare una brutta notizia. Voi siete venuti qua per ridere, ma purtroppo non possiamo farvi ridere, perché abbiamo un gran magone dentro. Sì? Eh sì, ci ha tolto l'allegria, perché il direttore del teatro ci ha detto che finito lo spettacolo saremo tutti quanti licenziati. Sì, perché dice che gli attori comici non sono più di moda. Dice c'è la crisi del sorriso. A far ridere la gente sono sufficienti i nostri polinomi. Allora, io ho pensato che forse si riferiva a un tempo passato, in quanto c'era Berta che filava, c'era la televisione in bianco e nero, si rideva con Ridolini, con Petrolini, sì, con Staglio e Olio, quelle sì che erano cose che facevano ridere, quelli erano grandi professionisti della risata. Se oggi però non si ride più, la colpa è anche di quei pseudo attori che hanno preso il loro posto, ma anche viviamo purtroppo in una epoca di affanno, un'epoca in cui si fa fatica a arrivare alla fine del mese, un'epoca in cui non si ride più nemmeno in famiglia, nemmeno sul posto di lavoro. Perché? Perché si ha paura di perdere. Insomma, il nostro vivere quotidiano che ci portava al sorriso, alla risata, si è svanito nel nulla. E tutti i giorni siamo sempre più incavolati. Sì, perché la qualità della vita si è di colpo scaravoltata. E allora, visto che noi non vi possiamo far ridere, proveremo a farvi piangere. E chi può farlo meglio di noi che siamo dei comici, degli attori? Perché è un divertimento anche piangere. Io mi ricordo tanto tempo fa di una signora che usciva da questo teatro e disse: ah, come mi sono divertito, pianto tutto lo spettacolo. Che ci volete fare? Comunque, stasera proveremo a parlare allegramente della disoccupazione che abbiamo, possiamo parlare della malsanità, della violenza sulle donne, parleremo cioè di tutte quelle cose che si dice che siano tragiche. Se però ci pensate bene, far ridere una vecchietta che cade in chiesa perché è scivolata sull'acqua che il nostro prete per caso ha rovesciato, e la reazione umana di questi poveri che erano lì che pregavano, qual è stata? Una risata immensa. Allora mi domando, ma come mai da una cosa tragica può nascere una cosa comica? Una cosa comica può nascere proprio amplificando quello che noi crediamo che sia da umano. E siccome oggi è tutto una lama, se permettete, mi voglio lamentare pure io. Ma cosa stai dicendo? Che cosa stai dicendo? Così rischi di disorientare il pubblico e di farlo andare via ancora prima di incominciare. Ma sta zitta, io stavo spiegando agli spettatori che oltre alla crisi economica c'è anche la crisi del sorriso. Sì. E questa sera, invece di farli ridere, io li faremo pianto. Ma quale crisi del sorriso? Dimmi tu, oggi più di ieri invece c'è una gran voglia di ridere, di tutte le brutture che ci offre la vita, della disoccupazione, del femminicidio. E chi più ne ha, più ne metta. Non date retta a questo sciagurato. Non è vero che non recitiamo più, non è vero. E che mio marito si è inventato tutto per farvi questo monologo, perché nessuno di noi lo voleva ascoltare. E così, invece di parlare della commedia, si è inventata tutta questa cosa. Per rovinarci la serata a tutti. Avete capito cosa si è inventato questo mascalzone? Ma tu sei una donna ignorante che non capisci, sei arretrata, non puoi, e tu non hai capito niente.
farti recitare nella nostra compagnia. Tu, non ti smentisci mai, proprio mai. Da quando ci siamo sposati, mi hai detto una parola buona, mai un complimento. Tu mi hai sempre insultata, mi hai sempre trattata come l'ultima ruota del carro. Io dico sempre... sono anch'io una brava attrice. Sì. E ho una dignità da difendere. Ma dove? Io dico sempre pane, pane, vino, vino. Ti ho detto, senti, ho detto qualcosa che non ti è piaciuto, non ti ha fatto piacere, è vero? È segno che te lo sei meritato. Solo qualcosa mi hai detto. Solo qualcosa. Se potessi scrivere tutte le cose negative che mi hai detto in 20 anni di matrimonio, mi ci vorrebbero 10 piani di morbidezza, come la carta igienica, ecco. Perché adesso il diario si scrive sulla carta igienica? Non lo so, io l'ho visto fare una volta in televisione e mi è piaciuto. Oh, a proposito della televisione, ieri alla televisione ho visto e hanno detto, hanno parlato insomma che purtroppo le donne vivono più degli uomini. Eh sì, e che per questo motivo ci sono più vedove in giro che vedovi. E ti dispiace? Io però mi sono dispiaciuto, non tanto perché, ma sono preoccupato per te, sì. Perché? Perché se tu per disgrazia muori prima di me, tu rimani vedova, capisci? Pazienza. Come pazienza? Ti farò una ragione. Se tu rimani vedova, come poi fai a vivere con quel poco di pensione che ti passa l'INPS? Mi arrangio come fanno tutte le vedove, che ci posso fare io? Ma come ti arrangi? Come? Questo è il problema. Oltre a fare la spesa per campare, tu devi anche pagare i ticket sanitari, il gas, la luce, le spese condominiali. Ti arrangi? Come ti arrangi? È una parola. Io sono molto, ma molto preoccupato per te. Il pensiero che tu possa rimanere, vedo continuare a vivere alle mie spalle con una parte della mia pensione, guarda, mi fa girare, posso dirlo, le scatole, che non ti dico. Ti fa rabbia. Tanto, sì. Ma se tu rimani vedova, l'INPS, ma lo sai quanti soldi risparmia, eh? Questo è vero, sai, perché a noi povere vedove, l'INPS ci danno solo la metà della pensione del marito morto. Tu però per fortuna non sei vedova di un marito morto. No, sono solo aspirante vedova di marito morto. E speriamo che tu ci rimani aspirante di un marito morto per tutta la vita, cara mia. Ma tu pensi veramente che è meglio che muoia prima io? Certo! Perché se muori tu, Lisa, mi continuo a dare la pensione intera, hai capito? E a me, grazie a Dio, mi diminuiscono anche le spese. Benedetto, tu mi stai facendo quei 4 soldi che spendi per me. E a te sembrano pochi, più di 1.000 euro all'anno. Ma che cosa vuoi che siano 1.000 euro all'anno per una donna? E poi meno male che io non vado mai a teatro, non vado mai al cinema, né l'estetista. Tanto che 1.000 euro all'anno ti ci vorrebbero per me. Tanto, anche se tu ci andassi, sarebbero tutti soldi sprecati. Grazie del complimento, E meno male che io non conosco teatri, non conosco cinema, non conosco divertimenti. Io non vado mai da nessuna parte. Ecco, per volte io stessa mi domando che ci faccio fare io qui. Già, che ci cambia? E ci che può fare io? Proprio quello che ieri sera dicevo alla televisione. Cioè, la televisione diceva che ci che può fare io qui? Sì, il giornale non è che l'ha detto proprio chiaramente, ma l'ha fatto credere. Il giornale ha fatto capire a tutti che ci faccio fare io. Ma cosa c'entri tu? Secondo me il problema delle vedove in sovrannumero si può risolvere in un modo solo, facendo campare di più i mariti.
Non è che ci capisco tanto, perché il telegiornale io non lo guardo mai. E questo è il guaio. Ma il guaio se io non guardo il telegiornale? Se tu non guardi il telegiornale e non ascolti tutte quelle brutte notizie che ci fanno ascoltare tutte le sere, che ci fanno stare male e che ci accorciano la vita. Tu non te lo fai il sangue amaro come me, eh? Che il telegiornale io lo guardo tutti i giorni. Ah sì, hai capito dove sta il busillis? Perché come disse Pirandello, lo scafandro dell'uomo è stato costruito per vivere più di 200 anni dell'uomo, capito? 200 anni, sono i magoni, le ingiustizie, le tristezze che deve ingoiare, che lo fanno campare 70 anni e basta. Ma io non la guardo la televisione perché non ci vedo tanto bene. Ma potresti almeno sentirla, così un po' di sangue amaro te lo fai anche tu, no? Ma non è che ci sento neanche tanto bene io, però. Allora, dilla, tu hai tutte le fortune di questo mondo, porca loca. Non ci vedi bene, non ci senti bene. Di questo passo tu camperai 220 anni, Cos'altro guardi in televisione tu per sentirti così aggiornato? Io guardo quasi tutto quello che fanno, ma soprattutto le trasmissioni che parlano di malattie. Mangiare sano, digerire meglio, dormire meglio. Io sono guardo queste trasmissioni e guardandole ho scoperto che ci sono delle malattie tanto belle che prima non conoscevo. Ah sì sì, e vivevo più tranquillo, più sereno. Ultimamente ho scoperto che c'è una medicina che fa digerire, e uno yogurt che fa andare al gabinetto. Se tu continui però a non guardare la televisione, tu hai il destino segnato, rimarrai sicuramente vedova, perché io morirò presto. Senti, io non ho voglia di morire. Ho 10 anni meno di te e perciò ho tutto il diritto a vivere. Non hai voglia di morire? No. Se rimani vedova però non venire a piangere sulla mia tomba, poi? Se io rimango vedova sono sicura che campo anche con la tua pensione. Tu, per farmi dispetto, sì, saresti proprio capace di vivere metà, con la metà, della metà, della e metà. Basta? Della mia pensione? Certo, con la metà, della metà, della metà, della metà della tua pensione. Ma guarda che tutte queste metà poi non ti rimane proprio niente. Insomma, tu mi hai già fatto girare. Io vado dalla regista, che è meglio per vedere che cosa vuole fare. Vai via! Vattene! Se no qua, io... Vattene! Poi faccio sapere per cosa ti ha detto. È arrivato per caso Riccardo? No, Salvatore è andato via in questo momento. È andato un attimo a parlare col regista. L'ho visto tuo marito, l'ho visto, mi è sembrato un po' incavolato. Il marito mi ha detto che muoia io prima di lui, perché così gli diminuiscono le spese. Cosa mi ha detto. Ma forse hai capito male, ma chissà cosa voleva dire tuo marito. No, mio marito è un uomo strano, eh. Prima ha rischiato di spaventare il pubblico inventandosi che c'era la crisi del sorriso. E adesso vuole convincere a me, capisci, a me, che devo morire prima di lui. Con gli uomini ci vuole pazienza. Bisogna saperli prendere, se no... Tu hai ragione, cara Ines, ma io con quest'uomo non so più come regolare. Ma la vita è tutto un chiaro scuro, è un alto e un basso, e il matrimonio non fa differenza. Se il matrimonio riesce bene, è una cosa molto bella, ma anche i suoi lati negativi, Tu che ne dici, allora? Che ne dici? Io non mi posso lamentare. Anch'io non mi posso lamentare, io sono fatta abbastanza fortunata. Quando ho incontrato mio marito, ho capito subito che era l'uomo giusto e ho deciso di fare il grande passo. E quindi, sì, Dolores, dai, dimmi qualcosa. Io non mi posso lamentare. Quando ho conosciuto mio marito,
leggero come il vento. Ero giovane, bella e innamorata e mi sono lanciata nell'avventura del matrimonio. Ma lo sai, quando l'amore dice davvero, non si può fare nulla. Ma tu raccontami, non ti voglio, dimmi qualcosa, su, parla. Io? Non mi posso. E io ti voglio bene dell'anima. E mi è sempre stato, mi è sempre piaciuto starti vicino, perché tu sei una donna molto saggia e giudiziosa. E dimmi, mi piace sentirti parlare, non avere soggezione di me. Io non mi posso lamentare, ok? Io ho capito quello che tu mi vuoi dire. Mi faccio guardarti negli occhi per capire quello che hai nel cuore. E ricordi quando giocavamo a indovinare i reciproci pensieri? Te lo ricordi, vero? Sì, ricordo. Sì, sì, me lo ricordo. Me lo ricordo. Allora, Inus, parlami col cuore, raccontami di te prima che ci convochi il regista per la recita. Io non mi posso lamentare, ok? Ora ti voglio svelare un piccolo segreto. Tra me e mio marito c'è sempre stata subito una grande intesa. Praticamente noi ci capiamo al volo, basta guardarci negli occhi e entriamo subito in sintonia. E questo ci ha fatto veramente bene, ci ha aiutato tanto nella vita. E tu mi conosci bene. Tu lo sai, vero, che io sono una donna passionale, molto passionale, vero che lo sai? Sì, lo so. Ecco, allora. Passionalissima. Sì, tu lo sai che sono passionale, sì. Ma tu non ti puoi lamentare, giusto? No, io non mi posso lamentare. Appunto. Allora, io dicevo, sai che sono una donna personale, e quindi ti devo dire una confidenza, che lui chi? Lui, mio marito. Ah, lui, io credevo che lui non era un parolato. Ma no, lui, il professore. Ah, lui mi supera di gran lunga. Lui. Quando anche le parolacce, ma mi dice di quelle parolacce che tu non mi puoi dire di neanche quanto di quello che gli esce di bocca per farmi capire che mi vuole bene. Madonna. Mi dà anche qualche ceffone, pa! Ma a te pure le tue parolacce te le dice sì o no? Io non mi posso lamentare, meglio così. Mio marito le parolacce mi predice sempre. Sempre? Sì, lui me le dice mattina, sera, tutti i santi giorni. Tutti i giorni? Tutti i giorni. Me le dice sempre a colazione, a pranzo, a cena. Tutti i giorni, a pranzo, a colazione, a cena. Caspita, ma tu sei stata proprio fortunata. Ci credo. Con quel po' di mandrillo di marito che ti trovi? Mandrillo? Mio marito non solo mi dice le parolacce, lui mi manda spesso anche a paese. Ma sei cascata veramente bene, ma tu hai un uomo che tutte le donne ti invidiano. E i ceffoni? Ceffoni te li dà? Te li dà i ceffoni, sì o no, tuo marito? Se me ne dà, però non mi posso lamentare. Beata te che non ti puoi lamentare. Quando mi prendo, mio marito perde il lume della ragione. Di bene e meglio. Diventa una bestia feroce. E mi mena, che una bellezza mi mena. E ciaffoni e parolacce. Grazie a Dio, lui non me le fa proprio mancare. Anche se purtroppo è un po' di tempo che noi due non siamo più niente. Come? Da qualche tempo non... Da qualche tempo noi non facciamo più niente. Ma fammi capire bene. Tu mi dici che tuo marito ti dice le parolacce. Sì. Giusto? Sì. E se ti dà pure qualche ceffone, giusto? Sì, grazie a Dio, me ne dati ceffone. Ma allora come fate a fare l'amore? Niente, quando io non lo faccio con lui, lo faccio con lui l'altro. Ah! Beh, non si può avere tutto nella vita, cara Dolores, non si può avere tutto. No, bisogna sapersi anche accontentare, però io non mi posso lamentare. Ma la sai una cosa?
bene. Quando ci vuole, ci vuole. Ah, guarda, io però, non ti importa. Ma tu sei ancora la mia Dolores, agguerrita. Quella Dolores... Sì, esatto, ma... No, sembri la Dolores dimezzata. Mi sembri... No, una donna diversa. Ti assicuro che sono tutto un Dolores. Tutti i ceffoni che mio marito vi dà sono un Dolores da capo a piedi. Allora, scusami, perché non ti ribelli? Perché non ti fai valere? Io non mi posso lamentare. Ma no! No, se le cose stanno così, invece tu hai tutti i motivi per lamentarti. Ma perché dici così? Perché? Perché se io mi lamento e Dio me ne guardi bene, lui mi ha detto un uomo irascibile, si arrabbia, mi dice le parolacce e mi dice fuori, po, 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 po. No, se tu questo non lo puoi più accettare, tu devi reagire, tu ti devi ribellare. Allora, tu devi diventare interessante agli occhi di tuo marito. Capito, ma tu non hai stima di te stessa, ma ecco perché ti fai trattare male da lui. No, qui bisogna capovolgere la situazione. Allora, prima di tutto si va dal parrucchiere, prima cosa. Seconda cosa, si va dall'estetista, poi ci si mette un bel paio di scarpe con i tacchi alti, insomma, molto più alti, un bellissimo rossetto rosso fuoco. Rosso fuoco, sì, e una minigonna molto a fiato. E tu in questo modo fai cadere ai tuoi piedi tuo marito e anche tutti gli altri uomini, come una pera cotta. Oh, bisogna, con gli uomini, bisogna saperci fare, come ti dicevo prima, bisogna essere alla moda, bisogna
casa e rimani tra le quattro ore del mura domestico, tu perdi anche il contatto con la realtà. È la moda, è sicuramente amica delle donne. Da qualche anno però, guarda che interessa molto anche i signori uomini. Tu lo sai che i signori uomini si devono mantenere seduti in forma, vanno in palestra, vanno dall'estetista e fanno pure la lampada abbrontante e la ceretta, poi non parliamo neanche. Mio marito, lui per fortuna non ha fatto mai niente di tutto questo. Tuo marito non fa testo, cara. No, però oggi, per la moda oggi, più le donne devono fare almeno bene la bragonfia. Gente, se no palloncina, se verrà mandolina. Me ne sono capitate di tutti i colori.
due crocchie vedere dove va a parare questa. Sì, l'anno scorso andavano in moda i colori molto accesi, no? Ve lo ricordate questo? Sì, 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 ce lo ricordiamo. Ve lo ricordate? Sì, ce lo ricordiamo. Alla macelleria. Allora lo sai pure tu che
macellaio. Quella del macellaio è la parte che mi riesce meglio sulla scena, perché lo faccio anche nella vita. Secondo me, quello del macellaio non è un mestiere da disprezzare. Tu hai ragione, ma io quando ero ragazza non me la sentivo di sposare un macellaio, capisci? Anche da ragazza avevo aspettative decisamente migliori. Tu guardi tutti gli uomini con l'idea di sposarli, ma poi non si capisce perché stranamente io sono di gusti difficili, capito? Quando ero ragazza lui non mi piaceva, ma siccome era un macellaio io mi vergognavo di uscire con lui e allora ci ho rinunciato. Ecco, ora capisco perché tu non mi hai voluto. Torino, non mi dire che ci hai provato anche con lei. Ma signora, ho fatto solamente un piccolo tentativo ed è andato purtroppo a vuoto. Perché hai detto meno male che è andato a vuoto? Perché? Perché? Perché ho detto meno male che è andato a vuoto? Perché con lui non ti saresti trovata bene. Tu non è un uomo semplice, è un uomo del popolo. Io mi sono fermato alla quinta elementare e poi ho frequentato solo le scuole serali. Per quanto mi riguarda, Tonino, quella che Tonino è una storia chiusa. Sono ormai passati tanti anni e ognuno ha preso giustamente la sua strada. Certo, signora. Certo, signora. Ognuno di noi ha preso giustamente la sua strada. Io ora vi devo lasciare perché ho un sacco di cose da fare. Devo andare dal parrucchiere, parlare con l'estetista e devo passare anche in palestra. Per tenersi in forma bisogna fare qualche piccolo sacrificio. Bye bye. Bye bye. La signorina Deodato non si poteva certo accontentare di uno come me, perché lei stranamente cerca un uomo interessante ma col portafoglio bello pieno. Veramente, come ha detto lei prima, è lei che non mi ha voluto. Ma tu per caso hai qualche rimpianto? No, signora, glielo giuro, nessun rimpianto. Ormai acqua passata non macina più. Da quando conosci con lei, Deodata mi ha smontata completamente dalla testa. Ogni tanto, in questo caso, ci vediamo in occasione della recita. E poi, buongiorno e buonasera. Ma questo mi fa veramente molto piacere. Signora, ma pure lei ci va dall'estetista, forse? Solo qualche volta e ci vado volentieri con te. Ma lei mi piace così naturale, perciò può anche fare a me di dare tutti questi soldi all'estetista. Non servono a niente, lei ci è bella di così. Ma grazie, ma se non vado più dall'estetista poi diventa brucia. Ma caro, non ti piace? Ti faccio bella. Sì, lei mi piace, ma io ho paura che se suo marito, il professore, si accorge che con la sua della carne io lo voglio fare fesso e mi dia una bella lezione. Ma mio marito, ma non ci pensa nemmeno che qualcuno lo possa fare fesso. Figurati poi se lui può essere geloso di un macellaio. Allora io posso stare tranquillo? Ma certamente, non ti devi proprio preoccupare per mio marito. Devi dire, non ha alcun sospetto. No, nessun sospetto, guarda. Tu, eccolo che sta arrivando. Ma tu ci hai messo gli smalti. Ciao Tonino, buonasera. Hai portato la carne? Certo signora, la vedi, eccola lì, gliel'ho portata giù dalla mano alla sua signora e me ne stavo giusto andando via perché ho molte cose da fare con te. Sai che Tonino mi stava raccontando che quando era ragazzo ha conosciuto la nostra amica Deodata, anzi addirittura gliel'ha messo gli occhi addosso. Deodata? Ma quella è una donna molto sofisticata, ma quella non si adatta a sposare un macellaio come lui, ma quella è una donna che ha molte, molte pretese, e che pretese! Questo me l'ha detto poco fa anche la signora Ines, ma io non mi lamento di quello che faccio, non mi vergogno del lavoro che faccio, nella vita bisogna purtroppo faticare, ma un momento, ma professore, lei che genere di lavoro fa? Ah, io caro Tonino, non posso faticare, sai, lavorando col cervello devo sempre tenere la mente lucida, sai. Ma che lavoro fa di preciso lei nella vita?
professore, che non ho ancora. Ma lui fa l'intellettuale. L'intellettuale? Che mestiere sarebbe l'intellettuale? Caro, spiegaglielo tu, perché tanto io devo andare di là. Ciao ragazzi. Arrivederci, signora. Ciao, cara. Beh, caro Tonino, in pratica, sai, io do dei consigli agli altri per risolvere i problemi della vita. Più che altro il mio non è un lavoro, è una missione, insomma, caro Tonino. Sì, come obiettivo di risolvere il problema e il benessere degli altri, insomma, in poche parole, io insegno agli altri, insomma, come si può dire, la differenza tra il bene e il male e il superfluo dal necessario, insomma, e altre cose che possono servire bene nella vita. Ma tu, scusa, tu che ne faresti della vita se non la sai utilizzare? Tu hai proprio due bei muscoloni d'acciaio, una bella cappoggiona, grossa, però hai un cervellino piccolino così, Ma che mi vuole prendere? Perché sono un po' cretino, professore? Ma no, tu non sei cretino, tu sei un povero macellaio. Perché è questa una cosa grave? Ma no, tu tagli le bistecche, prepari le salsicce per riempire lo stomaco dei tuoi clienti affezionati, ma una volta che le hanno digerite, ma cosa ne rimane loro, della loro qualità? Nulla, appunto, nulla, sì, anzi, a dire la verità, fanno una brutta fine, che adesso io per decenza non vi posso dire precisamente. Insomma, io insegno ai miei concittadini l'arte di saper vivere, che è ancora più difficile di quella di morire, sai? Ah, mi scusi, professore, ma di preciso lei cosa che praticano la vita che non ho ancora compreso tanto bene? Ah, io insegno, per esempio, come risolvere un'incazzatura e non rovinarsi il fegato, oppure gioire dopo una vincita al lotto e non perdere la testa, insomma. Cioè, bisogna sapere proprio gestire bene le proprie emozioni. Ma tu, Tonino, sai cos'è un'emozione? Certo, no? Me lo so. Un'emozione è vedere nascere un vitello, o al contrario, vederlo morire. Bravo! Però in tutti i due casi devi far intervenire la ragione, tenere sotto controllo le tue emozioni. La gioia, nel momento della gioia ti devi ricordare che non sempre è rose e fiori, e nel momento del dolore devi pensare che il domani sarà sempre migliore. Ma che belle parole, ma si vede lontano un miglio che lei è un professore, parla proprio bene. Sì, è sempre meglio non deprimersi e mai esaltarsi. Sì, insomma, ma scusa, ma tu come reagiresti se tu scoprissi che tua moglie ti tradisse? Sì, se io fossi sposato e scoprissi che mia moglie mi tradisse, li scannerei tutti e due con un coltellaccio da macellaio. Ma lo vedi che ho ragione io? Tu non riesci a gestire bene la tua collera e in questo caso finiresti per i tuoi anni, per la fine dei tuoi anni, tutti sempre in galera. Dai, su, bisogna imparare a controllare le proprie emozioni, caro Tonino, capisci? Come si fa a capire? A me il pensiero del corpo mi fa venire il sangue negli occhi, non mi rende felice. Che ci posso fare se sono fatto così, caro professore? Sì, insomma, per evitare gli inutili sfracelli bisogna imparare a razionalizzare, per non farsi trascinare dai nostri istinti bestiali. Ma in pratica lei mi sta dicendo come si razionalizzano le corna della moglie? Cioè, semplicemente una ragione, cioè accettando le corna della moglie in modo naturale, in modo semplice, insomma, come se fosse un accidente della vita, tutto qua. E non perdere il proprio aplomb. Ho capito, senza perdere l'aplomb. Sì, insomma, bravo. Se un giorno tu scoprissi che tua moglie ti tradisse, no? Ok? Sì. Tu dovresti fare una bella risata, così, per
che scorno sarebbe tra i due amanti. Ma ricordati sempre che l'ironia è sempre un'arma micidiale. Sì, sì. L'ironia è sempre un'arma efficace, la miglior difesa e la miglior offesa. Ricordati! Ma lei mi sta dicendo sul serio che mi sta prendendo in giro, professore? Ma non mi permetterei mai, mai di prendere in giro un macellaio come te. Adesso però immaginiamo che il caso sia concreto, ok? Tu sei sposato e scopri che tua moglie ti tradisce con me. Eh? Ma mi tradisce? Proprio con lei, professore? Sì, sì, ti tradisce con me. No, no, questo lei non me lo doveva fare. Lei è esagerata. Dai, su, è solo un'ipotesi, Tonino, un esempio, dai. Dai, ma sapendo che io me ne intendo con tua moglie, no? E come ti comporteresti se tu mi incontrassi per strada? Devo razionalizzare le corna? Ma se hai capito bene la lezione, tu sai bene cosa devi fare. Dunque, tu, visto che razionalizzare non costa nulla, per fortuna, mi faccio una risata. Ma una risata, ma che dico? Due! Due sono troppo pochi. Facciamo tre, ma sì, tre risate, ma... Devo ridere davvero? Ma mi devi ridere in faccia, dimostrando che tu sei superiore a queste cose! Ma Tonino, che è una risata questa qua? Ma tu devi ridere con maggiore convinzione, con maggiore decisione! Ma che bella risata, professore! Ma devi ridere di cuore, di cuore! Ma che bella risata, professore! Si vede che lei è un pratico di risate molto contagioso. Caro Tonino, io di risate ne ho fatte in vita mia. Ma si vede veramente, lei ci ha fatto tanto. E io però posso ridere un'altra volta. Ma puoi ridere fin quanto vuoi, tante volte, un milione, un miliardo di volte. Ma ricordati, devi ridere sempre di cuore. Di cuore. Io non sono sicuro di quello che le potrei fare. Rendo l'idea, caro sì, professore. Sì, è il segno che ancora tu sei ancora un essere primitivo e hai ancora bisogno di allenarti, di esercitarti per controllare i tuoi istinti bestiali. Insomma, se tu segui il mio consiglio, anche tu presto diventerai una persona civile. Civile, ha detto? Sì, civile, civile. Civile cornuto, un cornuto civile, insomma. Cornuto civile, non si fa, ma certo professore, mi terrò a mente la sua preziosa lezione, molto utile. Bravo, bravo Tonino, bravo. Professore. Sei proprio una persona intelligente, però sei ancora un macellaio. Mi devo dunque ricordare di non perdere la plomba di razionalizzare molto le mie emozioni. Sì, bravo. Bravo! Buongiorno professore, il regista mi ha detto di provare a quattro tiri citare insieme a lei. Se d'accordo lo possiamo provare subito. Sì. Allora, assenti e presenti. Bene, allora, prendi la sedia e siediti. Se sei pronto cominciamo subito. Procediamo subito. Dunque, sì. Dunque, rondine benedetto! È rimasto sotto il tetto. Si vede che ancora non è primavera, eh? Donna Annunziata! È morta di freddo ieri sera. Ma glielo ho detto di non dormire sugli alloni. Denaro sonante assente.
quest'anno non si è fatto mai vedere. Davvero sonante, latitante, in tanti lo cercano, ma nessuno lo trova. Ma secondo te dove si sarà rifugiato questo sudicio impunito? Davvero sonante è un furbacchione e dicono che si sia nascosto nelle tasche di Silvio Berlusconi. Denaro sonante, invece, per lui è sempre assente, da troppo tempo è assente. Ma chi è questo fantomatico personaggio che, insomma, non si fa mai vedere, mai, mai vedere? Se ne vuole la parte dell'assente, signore, non si fa io. Bene, provaci se sei capace. E che ci vuole? Io sono l'assente, sono quello che non c'è, noto per il fatto di avere sempre torto e di non poter mai dire niente, perché non sono mai presente. Posso continuare? Sì, continua, prego. Al mondo io sono solo, perché anche tutti i miei parenti sono tutti quanti assenti, come non sono anche i miei genitori, che non ho mai visto e conosciuto. Io esisto solamente quando mando, perché se ci sono, puff, mi dissolvo. E non esisto più. Ma molto interessante, sai, questo gioco di parole. Io vivo fra i presenti, in quanto io, solo io sono assente, e penso di non offendere nessuno se anch'io qualche volta mi illudo di essere qualcuno. Perché fra i tanti che sono presenti, solo io sono l'assente. Un giorno mi sono fatto coraggio e ho deciso di risolvere il problema esistenziale e diventare anch'io uno che è presente. Bene, bravo, giusta decisione, bravo. Mica tanto, professore, mica tanto. Perché di colpo sono diventato uno dei tanti, non essendo più assente, mi sono accorto, purtroppo, di non contare più niente. E tu ti devi meravigliare, perché per il fatto di essere presente sei diventato anche tu uno qualunque, un pupazzo, uno di quelli che questo mondo, di questi furbi e avvisti, in effetti non servono a niente. Ha ragione lei, professore, lei è un vero genio. Io sono solo un povero fesso, che lascia la sala vecchia per quella nuova, sa cosa perde ma non sa cosa trova. Sì. Arrivederci, professore. Arrivederci. Ah, guarda, io mi domando come si fa. Io mi domando, dico, come si può fare. Quando fa finta di niente, quando succedono certe cose. Si sentono delle cose a questo modo che c'è lo stomaco che ripone. Ah, se quella là era mia figlia. Ah, io la ammazzavo di botte, le facevo passare io la voglia di dire delle parolacce. Queste sono cose insopportabili, incomprensibili, inaccettabili, inenarrabili. Ma con chi ce l'hai, Salvatore? Con chi ce l'ho? Oh, ce l'ho con questi giovani d'oggi, scapestrati, maleducati, che sanno dire solo parolacce. Ma nei secoli dei secoli il linguaggio dei giovani è sempre stato un linguaggio da osteria. Adesso mi sembra ancora più spinto, sai? Oggi si è superato ogni limite della decenza. Poco fa ho sentito parlare due giovani e sono rimasto di stucco, paralizzato, ascoltando quello che dicevano senza preoccuparsi della gente che gli girava attorno. Loro parlavano, dicevano bestemmie. Sai, oggi purtroppo non è più di moda usare il doppio senso. Oggi i giovani parlano sempre a senso unico. Dicono pane pane e vino al vino. Sì, sai, libera, e non guardano in faccia nessuno, ognuno dice quello che vuole, perché le parolacce purtroppo sono state sdoganate. Sì, sono state messe in libertà anche nel nostro Parlamento, che non fanno altro che di essere di tutti i colori, gli onorevoli. Sì, l'uso della parolaccia oggi è sempre più diffuso, sempre più usato. A casa, a scuola, in televisione, poi non ne parliamo, è sempre più diffuso, sai. Oggi dicono tutti.
anche le ragazze oggi hanno preso coraggio e parlano come parlavano una volta soltanto gli scaricatori di porto e fanno certi sfondoni che fanno rimanere. Sì, sì. Ma lascia stare, le ragazze di oggi invece di dire che si annoiano dicono che si rompono le scatole. Sì, ah, insomma, per far intendere che tra uomo e donna non c'è più distinzione. Ah, per me sembra che è colpa della brutta e cattiva educazione. Sembra che improvvisamente siamo diventati tutti dei cattoni. Beh, caro Salvatore, quello di essere cafone tu lo sei sempre stato e non lo sei diventato. Adesso per favore non cambiare il gatto in tavola, eh? No, guarda come parla professore, perché anch'io ho la mia dignità, eh? Scusa, ma perché tu non ti comporti da cafone quando dirci le parolacce a quella povera donna di tua moglie? Dai, su! Ma questo! Perché tu non le dici le parolacce a tua moglie? Ma se io gliele dico in un contesto particolare, ma che io so come e quando gliele devo dire. Dai, ora non confondiamo il piscio e l'acqua santa, dai! Cosa mi vuoi far intendere? Che se le parolacce le dici tu, che sei un professore, sei ugualmente una persona educata. Se invece le dico io, sono un cafone maleducato. Salvatore, tu sei rozzo ed ignorante e tu non puoi competere alla pari di me, ok? Che io sono invece una persona intelligente e istruita. Tu non puoi parlare come io, come me. Ma senti, ma chi ti credi di essere? Napoleone? Tu sei in fondo un semplice insegnante, un professore.